Egli riserva tuttavia speciale predilezione alla Chiesa di Roma, a lui affidata nel divino disegno, quale successore del beato apostolo Pietro, nella sua sede episcopale. Lo stesso Santo Padre, nel modo proprio sul moro pontifico, dopo aver rimarcato che in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano contribuito così profondamente alla loro cultura e al loro spirito, che il sommo pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell'anno 1984, con lo speciale indulto 4 ad Agnus, emesso dalla Congregazione per il culto divino, concesse la facoltà di usare il messale romano edito dal beato Giovanni XXIII nell'anno 1968. Nell'anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo, con la lettera apostolica Ecclesiae Dei, data in forma di moto proprio, esortò i vescovi ad usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero. All'articolo 10 ha determinato: l'ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una parrocchia personale, a norma del canone 518, per celebrazioni secondo la forma più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservare le norme del diritto. In conformità a quanto sopra determinato, accogliendo altresì la proposta del cardinale vicario, il Santo Padre ha disposto che nel settore centro della diocesi di Roma, e precisamente nel primo concilio, presso un edificio di culto idoneo da identificarsi nella chiesa Santissima Trinità dei Pellegrini ai Catinari, annessa all'Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, luogo sussidiario di culto della parrocchia Santi Biagio e Carlo ai Catinari, fosse eretta una parrocchia personale atta ad assicurare un'adeguata assistenza religiosa per l'intera comunità dei fedeli legati alla forma antica del rito romano presidente della stessa diocesi. Pertanto, col presente decreto, in virtù della facoltà, delle facoltà ordinarie riconosciute dal Santo Padre, ecco la parrocchia personale per la comunità dei fedeli legati alla forma antica del rito romano, in onore di Dio Onnipotente, sotto il titolo Santissima Trinità dei Pellegrini, affidandola alla fraternità sacerdotale San Pietro. A questa nuova parrocchia e ai suoi parroci *pro tempore* sono riconosciuti gli stessi diritti di cui godono le altre parrocchie dell'Urbe e i loro parroci, secondo il diritto comune e la legittima consuetudine. Parimenti, la nuova parrocchia assume gli stessi doveri e obblighi che hanno le altre parrocchie di Roma e i loro parroci, mentre per la sua amministrazione e per il decoroso sostentamento del parroco e degli altri sacerdoti, stabilmente impegnati nella cura d'anima, saranno osservate le norme promulgate dalla Conferenza Episcopale Italiana e da questo periodo. Il Santo Padre, Benedetto XVI di cuore, impartisce mezzo mio a questa nuova parrocchia, al reverendo parroco, ai sacerdoti e ai fedeli tutti, auspicando i celesti favori, i conforti dell'apostolica benedizione. Dato in Roma la sede del vicariato del Palazzo Apostolico Lateranense domenica 23 marzo, anno Domini 2008, Pasqua di Resurrezione. Padre, Dio, Padre tuo,
Signore.